Presidente Romeo, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Ringraziamo intanto il Presidente Maroni per la sua presenza in aula oggi. Presidente, noi come gruppo siamo rimasti anche noi molto sorpresi. Intanto perché non conoscevamo, non sapevamo neanche che esistesse questo tipo di reato. Tra l'altro facciamo anche fatica a comprendere il significato, induzione indebita a dare o promettere utilità per puntini, puntini, puntini. Che qui bisognerebbe capire chi in Parlamento vota queste leggi e propone quell'introduzione di questi nuovi reati, come se già non ci fossero tante leggi per cui viene difficile comprendere si dà troppa interpretazione. Ma siamo anche allo stesso modo molto amareggiati, perché pur facendo le cose per bene, noi la conosciamo, meticoloso, scrupoloso, attento su tutto, purtroppo non basta. Pur cercando di prestare attenzione in numerose, mi metto nei suoi panni, tutte le delibere di giunta, qualsiasi cosa le capita, insomma non si può avere la possibilità di controllare tutto, però lei è uno che guarda con attenzione tutto e nonostante questo è arrivato questo avviso di garanzia che ci fa, che ci rende ovviamente, ci dà amarezza anche perché poi mediaticamente la questione viene cavalcata, ovviamente è più una questione mediatica più che una questione giudiziaria, visto la consistenza e la questione legata al reato. Ci viene in mente a proposito il plico che ci è stato oggi consegnato dal vicepresidente Mantovani, che ci ha dato tutta una serie di fotocopie di quanti articoli di giornale nei suoi confronti siano stati scritti per tantissimo tempo, di quanto fango sia stato gettato nei confronti, ma è solo un caso, per poi dopo arrivare oggi, naturalmente, qualche giorno fa, ad una disposizione di archiviazione dove il GIP di fatto accoglie la richiesta del pubblico ministero. Ecco, poi dopo tutti questi articoli, qui c'è una varietà enorme di prime pagine di giornali, poi capire chi poi ti chiederà scusa viene veramente difficile. Però purtroppo oggi assistiamo a questo. Quel che conta è solo la gogna mediatica. Poi l'ipotesi di reato, le presunte regolarità, poi nel tempo, quando invece viene dimostrato che non c'erano, alla fine però nessuno va a risarcire il danno d'immagine che è stato fatto, no, che viene fatto non solo nei suoi confronti, ma nei confronti di tutta l'istituzione regionale. Io le posso solo dire questo, almeno noi le diciamo questo. Basta giocare in difesa, Presidente, perché giocare in difesa purtroppo, come ha visto, anche fare le cose per bene, purtroppo si viene puniti lo stesso. Intanto difendiamo il diritto della politica e delle istituzioni a segnalare dei curriculum quando ci sono contratti che per loro natura intrinseca sono fiduciari, perché se no altrimenti se abdichiamo anche su questo è inutile che facciamo politica, se anche il rapporto fiduciario non possiamo segnalarlo, cosa siamo qua a fare? Che qualcuno ce lo spieghi e ce lo dica, anche perché qualche tempo fa, mi ricordo, qualche anno fa, tutti parlavano, i media in particolare, dello spoil system, no? Introduciamo lo spoil system. Arriva una nuova amministrazione, si porta i suoi dirigenti, i suoi funzionari, tutti bravi, è giusto così. Poi non solo non si è fatto niente, ma oggi addirittura se uno segnala un curriculum per un rapporto di natura fiduciaria commette addirittura un reato. Pensate quante cose sono cambiate rispetto a quello che si diceva qualche anno fa. Quindi questo lo dobbiamo difendere. Giochiamo all'attacco perché ormai in difesa siamo solamente perdenti. Così come non nascondiamo il fatto che forse, verificato anche quanto è successo al Presidente della Regione Emilia Errani, non ci sia dietro, ci auguriamo di no, un disegno politico chiaro che è iniziato tempo fa per delegittimare completamente le regioni e le loro autonomie dal punto di vista politico, solo e esclusivamente per tornare ad un neocentralismo. Sarà un caso, ma proprio in questi giorni è in discussione al Senato la riforma del titolo quinto, che a sentire dalle parole del Presidente del Consiglio Renzi, appunto, che canta vittoria dicendo le regioni
le abbiamo finalmente sconfitte, perché queste sono le parole che lui ha utilizzato. Davvero una seria riflessione su come anche bisogna comportarsi in Parlamento, e lo dico a tutti i gruppi, a tutti i colleghi, a tutti i gruppi politici che sono in Parlamento ma che qui hanno una rappresentanza, ovviamente in Consiglio regionale, forse una riflessione la dobbiamo fare tutti insieme, nonostante si sia tentato di migliorare il testo iniziale del disegno di legge, perché questo è il rischio davvero a cui andiamo effettivamente incontro. Poi, lo diciamo chiaramente, noi lezioni di Parentopoli da chi all'Europarlamento ha tra i suoi funzionari un certo Claudio Messora, che si prende 6.000 euro al mese e che collabora dal 2009 alla Casaleggio Associati ed è naturalmente un funzionario del 5 Stelle, oppure Filippo Pittarello, altro collaboratore della Casaleggio Associati, per non parlare delle due senatrici Barbara Lezzi e Vilma Moronese, entrambe che sono state accusate dagli stessi colleghi del 5 Stelle per aver assunto come assistenti dei parenti. La Lezzi ha assunto la figlia del compagno e la Moronese ha assunto il proprio compagno. Entrambe però si sono difese sostenendo di non aver violato nessuna regola dal momento che i due compagni non erano conviventi. Quindi forse se questo è l'elemento per portare qua qualcuno, ne terremo conto. Non prendiamo certo lezioni, così come non prendiamo lezioni sulle consulenze dal Partito Democratico, che lo invitiamo a guardare le consulenze del Comune di Milano, che se non ricordo male un vice, il capo di gabinetto del vice sindaco è addirittura un ex terrorista. Signori, guardate a casa vostra, che forse è molto meglio rispetto a quelle che sono le consulenze che portiamo o che abbiamo fatto in Regione Lombardia. Io mi auguro che su questo tema si guardi effettivamente sempre la meritocrazia, che essi siano uomini o donne, che siano giovani o che siano anziane o che siano comunque persone, senza guardare di chi sono parenti o amici di. Si guardi la meritocrazia, se no il rischio vero, ve lo diciamo, è che assisteremo al declino della professionalità e il trionfo dei dilettanti allo sbaraglio. Presidente, giochiamo all'attacco, siamo stanchi, anche perché abbiamo visto che seguendo le regole delle leggi romane ci indagano lo stesso. A questo punto mi dia retta, Presidente, faccia come il gruppo le ha chiesto all'inizio di questa seduta l'insediamento. In nome del nostro popolo, popolo lombardo, troviamo il coraggio di violare le leggi di Roma e portiamo a casa i risultati per i nostri cittadini, perché intanto essere indagati per fare le cose per bene o essere indagati per violare qualche legge, almeno se siamo indagati per quello, qualche diavolo di ragione ci sarà. Grazie.